Marziale, quando trovo il tempo di scrivere, epigramma 1070. Quod mi vix unus toto liber exeat anno desidiae tibi sum docte potite. Ma chi è sto potite? Ma che stai studiando? Sto studiando marziale, l'epigramma 10, ma non è che ci stia capendo più di tanto. Se vuoi ti posso dare una mano io. Sì, mi puoi dare una mano, anche perché il latino non è il mio forte. Guarda, Marziale è uno dei tuoi latini più importanti, è conosciuto soprattutto per i suoi epigrammi. Sono, come dire, dei piccoli componimenti poetici, ironici e satirici che appunto andavano a prendere in giro i vizi della società dell'epoca. Il contenuto era lascivo dei suoi epigrammi. Lascivo? Ovvero appunto che andava a ironizzare su uno stile di vita, di morale, di valori che erano, possiamo dire, frivoli, non erano adeguati al valore del Mos Maiorum. Questo però era la sua pagina. La sua vita invece era prova, quindi abbiamo proprio una differenza netta tra il modo in cui Marziale vive e quello su cui scrive. Andando a fare un esempio, visto che prima stavi leggendo l'epigramma 1070, Sì. in questo epigramma viene raccontata la situazione del Cliens. Clients, cosa sarebbe? Il Cliens è la situazione in cui un intellettuale all'epoca era costretto a vivere, infatti si arrivava da un'epoca in cui l'intellettuale aveva molta attenzione, pensiamo nella Repubblica, invece nell'età imperiale abbiamo una svalutazione dell'intellettuale che addirittura trova difficoltà ad avere una propria indipendenza ed economica ed è costretto ad Ad affiliarsi a un un patronus. da cui appunto dipende anche politicamente, è costretto a fare propaganda per lui. Gli viene data la sporcula, ovvero diciamo la spesa ogni giorno, dunque non è più libero come un tempo. Poi ricordiamo che siamo sempre sotto l'imperatore, quindi c'è la censura che regna. E quindi prova a leggere sapendo queste cose. Ok. Quod mi vix unus toto. Quod mi vix unus toto liber exeat anno, desidiae tibi sum docte potite, reus. Iustius ad quando mirere? Quod exeat unus, labantur toticum mihi saepe dies, non resolutantis video nocturus amicos, gradulur et multis, nemo potite mihi. Nunc ad luciferam signat mea gemma dianam, nunc me prima sibi, nunc sibi quinta rapit. Nunc consul praetorve tenet, reducusque corae. Auditur, toto saepe poeta die. Sed nec causidico possis in pue negare. Nec si teretur gramitusque rogente. Balnea pos decumam lasso centunque petuntur. Quadrantes. Fiet quando potite liber. Ok, quindi se ho capito bene, Marziale è un po', diciamo, intrappolato in questa condizione di clients che non lo soddisfa appieno. Esatto, tutto questo prova a pensare alla corruzione in cui versa Roma in quel momento. Diciamo che si identificano tre cause principali della corruzione. La prima è la peregrina luxuria, ovvero diciamo l'influenza che l'Oriente ha dato su Roma nei termini dell'arricchimento, del lusso, e questo si lega appunto alla seconda causa, al fatto che ormai i cittadini romani, soprattutto i nobili, gli aristocratici, si sono corrotti, andando sempre a pensare al proprio bene, all'arricchimento. E lo stesso imperatore ormai ricalca le vesti del sovrano orientale assoluto, circondato da oro, da sfarzo. E la terza causa della corruzione è invece la mancanza del metus hostilis, che ricordiamo nella Roma repubblicana era simboleggiato da Cartagine. E quindi questa mancanza di un nemico pubblico da combattere va a disgregare il popolo. Ma Marziale riesce a sfuggire a questa Roma corrotta oppure rimarrà sempre in questa condizione che lo opprime? Sì, in parte sì, soprattutto all'inizio. Infatti decide di tornare nella sua Biblis, ovvero la sua città natale in Spagna, e potremmo fare un parallelismo con il libro di Cesare Pavese, La Luna e i Falò, nel quale lo stesso Pavese, dopo essere stato in America, dopo aver conosciuto la civiltà, ritorna nella sua città d'origine, ovvero Santo Stefano Belbo, un paesino invece di una città.
E pensando comunque di idealizzarlo, questo è un fenomeno che capita spesso, quando una persona che si svincola dal proprio paese decide di ritornare idealizzandolo. E questo anzi viene rappresentato bene nell'epigramma 12-18. Facciamo come prima? Sì, possiamo Lo leggerlo. Dum tu forsitan inquietus. Clamosa juvenalis in suburra ut collem domine teris tianae. Dum per limina te potentiorum, sudatrix toga, ventilat vagumque major celius et minor fatigant. Me multos repetita post decembres mea rusticumque fecit, auro bilbilis et superba ferro. Hic pigri colimus labore dulci, botertum plateamque celtiberis exunt nomina crassiora terris, ingenti fruor in proboque so, quem nec tertia saeperum pittora, et totum mi nunc repono, quidquid terdenos vigilaveram per annos. Ignota est toga, sed datur petenti rupta proxima vestis a cathedra. Surgentem focus excipit superba, vicini strue cultus illiceti. Multa villica, quem corona tolla. Venator sequitur, sed ille quem tu, secreta cupia sabere silva. Dispensat pueris, rogatque longus, levis ponere vilicus capillos. Sic me vivere, sic juvat perire.